Siamo qui con Luisa Rasero della segreteria regionale della FISAC CGIL, tra gli organizzatori di questo bellissimo convegno. Ma le finalità, Luisa, del convegno? Allora, le finalità sono quelle di esplorare se nei nostri luoghi di lavoro, normalmente considerati confortevoli ed esenti da rischi, esiste invece in realtà un problema di rischi fisici, e stiamo verificando questa mattina che esistono, che sono molto sentiti dai nostri RLS e dai nostri lavoratori. Rischi fisici collegati a campi elettromagnetici, a toner, stampanti, alle posizioni, al rumore, ai ricambi d'aria. Può sembrare una cosa che non riguardi i nostri settori, invece lo è. Per cui, prima ancora dello stress lavoro correlato, dobbiamo anche presidiare problemi che possono, se non originare infortuni, originare malattie professionali. Ma hanno un po' dimenticato le banche questo, o no? Sì, abbiamo l'impressione che ci sia un layout, una progettazione di layout molto commerciale, magari esteticamente anche molto bella, ma che non mette più al centro quella che è la salute delle persone al lavoro. E quindi la FISAC sicuramente vigilerà. Vigilerà, e abbiamo visto che è un campo su cui l'attenzione deve continuare ad essere mantenuta molto alta. Non solo, lo stress lavoro correlato è senz'altro una questione di carichi di lavoro, di pressioni commerciali, ma anche una questione di vivibilità dell'ambiente di lavoro. Anche questa è una fonte di stress lavoro correlato. Abbiamo anche dei docenti molto importanti, molto preparati, una platea, insomma. Assolutamente. Come è composta la platea oggi? È composta da RLS e non solo, perché come Dipartimento Salute e Sicurezza della FISAC noi estendiamo sempre le nostre iniziative anche ai sindacalisti a tutto tondo, chiamiamoli così, proprio perché vogliamo che le tematiche di salute e di sicurezza contaminino in modo virtuoso, una contaminazione virtuosa, anche quella che è l'attività sindacale generale, che non è una buona tutela del lavoro se non c'è anche e prima di tutto la tutela della salute e della sicurezza. Ti ringrazio. Prego. Ciao.